Mi trovo a Vallo della Lucania presso l'ospedale San Luca, precisamente presso la Lamagna, per un importantissimo convegno organizzato dal sindacato SNALS Sanità riguardante le aggressioni riferite appunto agli operatori sanitari. È una giornata sicuramente proficua sotto tutti i punti di vista. Parlare delle aggressioni al personale sanitario ci ha dato anche l'occasione per ribadire alcuni concetti che servono nella vita lavorativa di tutti i giorni degli operatori sanitari, e cioè che una corretta comunicazione può sicuramente prevenire forme di aggressioni verbale e anche fisiche, ma soprattutto favorisce il rapporto fra operatori sanitari e pazienti, e questo è fondamentale. La maggior parte delle vertenze che di solito coinvolgono gli operatori sanitari sono di carattere relazionale. Avere una buona relazione con l'utenza sicuramente predispone meglio l'utente nei confronti dell'operatore sanitario, ma soprattutto interessarsi anche dell'aspetto umano, comunicativo, relazionale del paziente diventa esso stesso una forma di terapia. È stata l'occasione di un incontro multidisciplinare per quanto concerne le competenze su un tema estremamente attuale, quello della violenza a danno degli operatori, dove bisogna necessariamente da una parte tematizzare quelle che sono le circostanze e le cause delle violenze verbali e non verbali, ahimè fisiche, cui spesso gli operatori vanno incontro nella loro pratica professionale. Gli aspetti comunicativi, le strategie di comunicazione approfonditi poi da Costantino Ciaravolo, e inoltre gli aspetti organizzativi in senso stretto approfonditi dal dottor Tortora Aristide. Sì, innanzitutto ho voluto lanciare un messaggio di speranza e di attenzione agli operatori stessi, volendo dire che la direzione generale di questa ASL è assolutamente sensibile a queste problematiche, e attraverso il servizio da me diretto che riguarda appunto la tutela della salute dei dipendenti ha attivato una serie di iniziative di recepimento di normative regionali e nazionali, in particolare la direttiva numero 8 del Ministero della Salute, con protocolli adottati e delibere adottate da parte dell'ASL contro la violenza degli operatori. Essenzialmente si tratta di identificare dei percorsi, di apportare delle modifiche organizzative per la tutela e per ridurre il rischio aggressioni, che possono prevedere anche strumenti informatici che vanno dalla videosorveglianza alle telecamerine sui camici, fino poi a una formazione e sensibilizzazione anche verso l'utenza con l'apposizione di una cartellonistica che guida e informa i cittadini utenti che dovessero afferire alle strutture sanitarie.